Mi incuriosisce molto questo aspetto della ricerca scientifica per poter portare innovazioni in azienda. Viene effettivamente fatto? Ci sono collaborazioni magari con anche in ambito accademico oppure no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, ci sono diversi atenei che affrontano molto seriamente questa tematica, sia all'estero che in Italia. Ci sono alcune aziende che cominciano a capire. Tieni conto che un approccio, negli ultimi anni, uno degli effetti collaterali, per esempio, no, della diffusione di internet e social media è che molti, e insomma ne avrei visti qualcuno anche tu, non so se li hai intervistati, anche si improvvisano esperti di marketing, network marketing, social marketing, no? Approfittando del fatto che in realtà le metriche, soprattutto quantitative, sono abbastanza scarse, no? E molto è fatto su analisi qualitative, no? Per cui si può dire un po' tutto il contrario di tutto. Vabbè, guarda che bello questi. No? Ma i numeri, cosa vuol dire avere 100.000 fan su una pagina di Facebook? È tanto? È poco? Cioè, è un numero che da solo non mi dice granché, perché mi dice qualcosa se io capisco chi sono questi 100.000, no? Perché magari se vado a vedere dentro quel dato scopro che dentro ci sono 50.000 cinesi, no? Perché un'agenzia per far crescere rapidamente il profilo di quella pagina ha comprato un bulk di utenti Facebook finti. E allora il dato quantitativo è soddisfatto, però è assolutamente non significativo, no? Scusa, faccio un esempio banale, no? Però per capirci, siamo ancora certamente in un mondo in cui va fatto sistema, vanno normalizzate queste metriche, no? Vanno stabiliti dei parametri confrontabili, no? E quindi trovo che sia un mondo molto in divenire, anche perché tra l'altro anche il mercato dell'offerta è molto disperso, no? Ci sono alcune aziende, per esempio, che si offrono con capacità di questo tipo, che però vengono magari dallo settore della comunicazione più che del marketing commerciale, no? Per cui si improvvisano un po'. Altri che si propongono come individui, avendo magari delle competenze specifiche su alcuni settori tecnologici verticali, grandi esperti di magari search engine optimization, interessante, utile, non vuol dire che però se sei un esperto di quello sei anche un esperto di marketing, no? Quindi, come dire, bisogna anche un po' capire da un lato come organizzare l'offerta e a questo punto, nel momento in cui l'offerta sarà più chiara, più strutturata, più scientifica, sarà anche più facile portare le aziende da questa parte, no? Sì, senti, per passare invece a un utilizzo di social network che prescinde dall'utente, diciamo, che ha luogo soltanto all'interno dell'azienda, volevo sapere se ci sono già esempi di utilizzo di intranet 2.0, diciamo, che funzionano in maniera efficace. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ce ne sono molte già in Italia, ormai ripeto, proprio perché l'innovazione anche nelle aziende ormai viene dalle persone, no? Allora, esattamente come ormai gli impiegati di un'azienda si sono abituati ad avere come loro terminale personale un bel PC, un bel computer, un bel telefono. E tu in azienda non puoi proporgli qualcosa di inferiore, no? Allora uno dice, come termina il privato, un iPhone e io ti do uno sgrausophone aziendale. No, sei pazzo, no? Cioè, questi livelli di distonia non funzionano, no? E quindi poi le persone si fanno agente del cambiamento. Quindi le persone fuori dal lavoro usano i social media, perché i numeri sono impressionanti ormai anche in Italia, e quindi poi li vogliono usare anche in azienda, o almeno hanno capito l'utilità e l'efficacia di usare questi strumenti per comunicare in una comunità
aziendale che è una comunità protetta, no? Circoscritta, dove il trust esiste per definizione, perché siamo colleghi, si suppone che abbiamo gli stessi obiettivi, no? Ci fidiamo l'uno dell'altro per definizione, quindi non ha neanche tutti i rischi, diciamo, dei social network aperti al mondo. E allora cominciano ad esserci aziende che lo usano con profitto. Non so, te ne cito uno tra i tanti dei progetti che ho incrociato, uno che a me è piaciuto molto. È un progetto che si chiama Archimede, che vive all'interno di Open Access, che è la struttura di Telecom Italia che si preoccupa dell'infrastruttura di rete. Quindi per capirci, quella che raccoglie i tecnici, gli ingegneri che fanno funzionare le centrali, ma anche i tecnici che vanno in giro a fare le installazioni con la panda rossa, no? Con la maglietta rossa della Telecom. E loro hanno questo progetto Archimede, che è un progetto di Call for Ideas, dove tutti i dipendenti possono sottomettere delle aziende. È un progetto che ormai è il suo quinto anno di vita. La cosa bella è che le idee che vengono premiate, poi il premio vero è di essere realizzate. Qui, che mi sembra una cosa molto bella. Quindi, e ci sono un sacco, ma veramente un sacco, di persone all'interno di una struttura che è grande, perché è fatta di molte decine di migliaia di persone, che mandano le loro idee coerentemente al loro lavoro, al miglioramento del loro lavoro e del lavoro di tutti, no? Per cui c'è da come fare l'abbigliamento per i tecnici che lavorano sul campo, a come fare l'avvolgicavi, a come fare il tester per le cose, piuttosto che idee anche più di processo. E ripeto, la cosa che io trovo meravigliosa è che poi le idee, se piacciono, se convincono la giuria che le vota, e poi vengono fatte per davvero. E questo però è soltanto uno tra i molti esempi. Questo appunto dal punto di vista proprio interno. Invece ho visto esempi di crowdsourcing fondamentalmente per quanto riguarda le idee per Dell e Starbucks, che hanno fatto proprio delle piattaforme per poter inviare le proprie idee proprio in maniera molto strutturata. Pensi che sia effettivamente un investimento utile, visto che comunque la mole di dati che poi vengono ricevuti è importante. Ma guarda, per guardare in casa nostra, diciamo, io ho trovato comunque suggestivo, di nuovo, te lo dico perché ero lì l'altro giorno sul parco, quindi mi viene in mente l'esempio di Working Capital, no? Che è questa iniziativa sponsorizzata da Telecom. E l'obiettivo che si erano dati loro era di raccogliere almeno 1.000 idee da finanziare. Ne hanno ricevute oltre 2.200. Quindi, voglio dire, questo già mi sembra un ottimo risultato. Esattamente come mi sembra un ottimo risultato il fatto che Wikipedia, anche in Italia, abbia i suoi redattori, piuttosto che i Vodafone Lab di Vodafone siano un posto molto popolato da una comunità che funziona anche come comunità di autoaiuto sulle configurazioni dei terminali, piuttosto che altro, esattamente come funziona per 3 H3G in Italia, che tra l'altro ha fatto il suo sistema su una piattaforma fatta da un italiano che si chiama Cloud Engineering, no? Del mitico Gioacchino La Vecchia, che ha fatto proprio una piattaforma di crowdsourcing, che tra l'altro sta avendo anche un discreto successo non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Quindi no, anche noi e così via, no? Ci sono. Quando poi si parla di attenzione sul prodotto, lì è anche un'arma a doppio taglio, no? Nel senso che se poi cominci a chiedere ai consumatori di darti delle indicazioni sul prodotto, e poi gli devi dare retta. Allora, se sei, questo può non essere facile, no? E quindi quando la Barilla ha
chiesto ai consumatori qual era la merendina che gli piaceva di più, di quelle non più in produzione, no? Qual è la merendina che rivorresti? E i consumatori gliel'hanno detto. Allora è toccato a farlo. Peccato che non avevano più l'impianto per produrla, per cui non è stato così semplice di farla, no? E questo è il motivo per cui, per esempio, alcune aziende automobilistiche, ad esempio, non sono così certe di voler sapere cosa ne pensano, o motociclistiche, non sono così certe di voler sapere cosa i consumatori vogliono, perché poi l'ingegnere dice, beh, un momento, questi vogliono 5 pistoli, non so, non siamo capaci a farli, no? Ci costa troppo farli, no? Cioè, c'è poi, secondo me, una discreta variabilità anche in funzione del tipo di prodotto che offri sul mercato. Beh, poi il soldino mi ricordo che era stato prodotto in quantità limitata, edizione Avevano limitata, fatto la quindi. special edition, no? E voglio dire, questo è un caso interessante, no? Cioè devi sapere che mentre la Lego si era organizzata a priori, però sostanzialmente loro hanno chiesto ai consumatori quali bundle di prodotto avrebbero voluto, no? Mantenendo integro il prodotto, che è il mattoncino, no? Quindi, come dire. E gli hanno fatto fare a loro il lavoro di progettisti dell'assemblaggio, no? Quindi quello è stato geniale. Non è che sia applicabile per tutte le merceologie. Senti, si parlava prima appunto di social network interni, però per quella che è la mia conoscenza limitata in merito, mi rendo conto che c'è comunque un grande scetticismo per quanto riguarda social network interni piuttosto che intranet che siano più 2.0 rispetto a quelle che generalmente vengono usate. Questo scetticismo, secondo te, a che cosa è dovuto? Ma sai, lì il problema quando parliamo di aziende, tipicamente sono i responsabili delle risorse umane e i responsabili dei sistemi informativi, no? Sono i due perni della conservazione, no? Perché per quanto riguarda il responsabile dei sistemi informativi, tendenzialmente è un signore che ha come missione, no? Quello del mantenimento dello status quo. Il suo principio è se qualcosa funziona non lo cambio, a meno di non esserne costretto, no? Perché deve garantire l'operatività dei sistemi. No? Per cui l'introduzione di nuove variabili, a meno che non gli sia, come dire, imposto, normalmente non è una cosa che lui agevola, no? A meno che non sia un illuminato o uno sperimentatore, no? Però tendenzialmente, qui, cioè, non è neanche una cosa di individuo, è proprio una cosa che sta negli statement, nella missione del suo ruolo, no? Dall'altro lato ci sono le risorse umane, no? Che sono sempre un po' allarmate dall'uso dei social media, no? Nelle aziende, perché comunque l'effetto inevitabile è l'appiattimento della struttura gerarchica ed è comunque l'impatto inevitabile su una struttura gerarchica organizzativa. No? E quindi evidentemente dal punto di vista di chi si occupa delle HR, delle risorse umane, il timore è effettivamente sempre quello che è anche abbastanza fondato, tutto sommato, è quello della perdita di controllo, no? Che è anche uno dei risultati attesi effettivamente dell'introduzione dei social media. Però, come dire, questi secondo me sono un po' tipicamente i due ostacoli principali, no? Perché poi invece quando tu apri la porta le persone entrano, no? Quindi il punto non è tanto gli utenti, no? Che una volta che gli metti a disposizione uno strumento lo usano e anche con soddisfazione. Beh, comunque i vantaggi si potrebbe dire che sono superiori agli svantaggi, in questo caso la perdita del controllo. Certamente, certamente, però nelle aziende, diciamo, il tema che continua da sempre, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie, la resistenza al cambiamento,
e la capacità di gestire un cambiamento che non sono mai scontate, vanno sempre aiutate. Senti, ti faccio un'ultima domanda, ovvero di che cosa ti stai occupando in questo momento? Ma adesso, come sai, l'azienda dove lavoro è stata acquisita dal 25 aprile da una grande azienda giapponese che si chiama NTT Data, e quindi insomma, mi sono trovato con 51.000 nuovi colleghi, non mi stanno tutti. È il motivo per cui devo mettere la mia rubrica rigorosamente nel cloud, perché sennò non mi stanno tutti i numeri di telefono. Ed è molto eccitante perché. In realtà, questi nuovi colleghi giapponesi hanno in tasca delle tecnologie che sono veramente potenti, e noi stiamo cercando anche di capire come trasferire questo bagaglio di conoscenze e di applicazioni sul nostro mercato. Questo è un lavoro che mi sta impegnando parecchio. In più, continuo sempre la mia attività, come dire, di intruso nei social media, no? Poi, sono un signore anziano e quindi sono contento di vedere facce giovani come la tua, come quella di Jacopo, come quella di tanti altri ragazzi che incontro, conosco in Barcamp, e mi dà gioia questo, no? Perché comunque mi piace sempre tenere come dire, le antenne accese sul mondo, su quello che mi circonda, su quello che sta avvenendo verso di me. E quindi anche questo, come sai, impegno un po' di tempo. Benissimo, Marco, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per essere stato qui con noi oggi. Grazie, tanti saluti a te e a Jacopo, ovviamente, e grazie per avermi intervistato su Intervistati. Grazie a te e spero che ci vedrò presto. Okay, ciao Maria.